giacca della protezione civile, perché ho fatto una promessa alla mamma, sono qua, non potevo. Ho avuto il triste incarico di poter identificare il corpo di Daniele. Lo so, non è alla pari di un genitore, della mamma, del papà, della sorella, e forse lo volevano vedere l'ultima volta. Non l'avete potuto vedere, non l'avete potuto toccare, però l'ho fatto io. L'ho fatto con gli occhi di un genitore, ho figli anche io. Gli ho stretto la mano, la sinistra, gli ho aggiustato i capelli e l'ho salutato, come faccio con tutti quanti loro, che li definiscono i miei figlioli. L'ho salutato, gli ho detto addio, sicuramente andrai in un mondo migliore. Ti raccomando, tutti quanti, i tuoi genitori, i tuoi amici, la sorella, tutti quanti, e da lassù veglia su di noi. Le ho promesso che glielo facevo qui, davanti a un'immagine, sono un cristiano. Daniele non ha sofferto, questo glielo posso garantire. Ne ho visti tanti nella mia vita, nella mia professione, non ha sofferto. Aveva anche un piccolo sorriso, segno di chi stava parlando. Prima di quello schianto gli aveva dato gioia, allegria. Questo solo posso dire. Noi vi saremo vicini. Lei mi ha chiesto di fare qualcosa per quelle strade. Io già stamattina sono mosso. E quando avrò dei risultati sarà la prima a saperlo. Le dico che la sezione di protezione civile di Gaeta avrà il nome di suo figlio. So questo.